Il nostro prossimo relatore è fratello Marvin Perkins, dalla California. E Marvin Perkins ha prodotto con l'altro, quindi vedete Marvin Perkins da un lato e dall'altra parte, alla vostra destra, c'è un altro uomo che si chiama Dorius Gray. Dorius Gray e Marvin Perkins hanno prodotto un DVD insieme che si chiama per l'appunto Blacks in the Scriptures, i neri nelle scritture, e hanno anche un sito web con del materiale già tradotto in italiano. Buongiorno fratelli e sorelle. Buongiorno fratelli e sorelle. Ah, meglio, grazie. Grazie tante. Sono felice di essere qui. E non sono molto contento che vi tengo lontano dal pranzo. Non so quanto tempo prenderò, ma sarò breve, non vi preoccupate. Sono veramente grato di potervi presentare il materiale sui neri nelle scritture. Una domanda. La salvezza eterna, se la salvezza eterna dipendesse da voi, sulle vostre risposte date riguardo ai neri, quanti di voi si risentirebbero disposti a farlo, a dare una buona risposta? Nessuno? Beh, sono grato di essere qua affinché possiamo essere più preparate, in modo che voi possiate essere preparati per trovare più informazioni riguardo a questo argomento. Una parte dei miei obiettivi per oggi è quello di fornire un maggiore apprezzamento per le scritture e poter rispondere alle domande, avere una maggiore fiducia nello Spirito Santo e anche... Ah, tutto questo è in italiano già. E poter rispondere comunque alle vostre domande sul sacerdozio, affinché possiate veramente avere fiducia nelle scritture e nello Spirito Santo. Lo faremo demolendo alcuni modelli ormai consolidati da tanto tempo e utilizzando l'aspetto sociale e scientifico per aiutarvi a ottenere un maggiore comprensione delle scritture. E un modo per trovare tutto questo è la testimonianza di Gesù Cristo, nero e bianco. Ho bisogno di un volontario anziano, può venire ad aiutarmi per favore? Come si chiama, anziano? Questo è mio fratello, anziano Sherbo. Questo è quello che dicono gli altri. Ma quale colore è la sua? Di che colore è la sua camicia? Bianco. Allora, qual è l'opposto del bianco? Allora, il nero è l'opposto del bianco, ma ci sono tanti diverse scale di grigio. Quale colore è il suo viso? Rosso. Allora, che colore è il suo viso? Beh, c'è una bella differenza tra il viso e la camicia. Non possiamo dire che il suo viso è bianco. Quindi, di che colore è il viso? Ho sentito quasi marroncino, no? Certo, è vero. Che colore è il mio vestito? Nero, giusto. E quale colore è il mio viso? Marrone. Quindi io e il mio fratello è soltanto una diversa entità di marrone. Non c'è il bianco o nero, non si definisca bianco perché è una bugia.
Grazie. Allora, quindi siamo soltanto una diversa scala di marrone. Ogni volta che diciamo nero bianco stiamo usando termini che non sono veri e dobbiamo condividere la verità, dobbiamo smettere di dire una bugia come nero e bianco. Quello è una persona nera e questa è una persona bianca. Nessuno di noi ha mai visto qualcosa come queste due, neri o bianchi. Quindi i neri non esistono. Quindi, com'è successo che abbiamo iniziato a chiamarci bianco e nero? C'è qualcuno che conosce quest'uomo? No, anche io pensavo che non lo conosceste. Questo è Johann Friedrich Blumenbach. Nel 1775 si laureò come dottore e pubblicò un libro, e questo suo libro fu veramente apprezzato e pubblicato nel 76. E lui suggerì all'inizio, iniziò a parlare delle razze nere, bianche, gialle, rosse e marroni. Ricordate che stiamo parlando del 1775. Quindi Blumenbach ha creato questi termini nel 75. Quindi come possiamo giustificare nel libro di Mormon, nella Bibbia, nella per il gran prezzo, questi termini che non esistevano? Il solo libro che non ha alcuna confusione riguardo a tutto questo è Dottrina di Dottrina Alleanze, che inizia a parlare di questi colori perché è stato scritto dopo che questi termini sono stati stabiliti nel 1775. Quindi Blumenbach è conosciuto come il padre dell'antropologia scientifica, e queste scienze in seguito hanno iniziato a vedere le differenze tra queste razze, differenza tra le razze. E che cosa si è stato scoperto? Che non ci sono veramente delle differenze, sono al 99,99999% uguali. Blumenbach in seguito è stato ha pubblicato queste altre sue prove, ma i suoi libri non sono stati accettati. Perché? Perché l'uomo vuole avere questa differenza di uomo. Parliamo di come cambiano il colore della chiesa. Ci sono due tipi di melanina nella pelle e nei capelli umani. C'è la eumelanina, che è un ricettore che si può fondere con un ormone che stimola, oppure con la feomelanina. Quando c'è un caldo molto intenso o dei raggi solari molto intensi, vengono prodotti degli ormoni che producono eumelanina, che quindi dà un colore più scuro alla pelle e quindi protegge, proprio tramite questo schermo di colore più scuro, i raggi negativi. Quando ci spostiamo in climi meno caldi, allora vengono prodotti altri ormoni, altri ricettori che producono feomelanina, che è quello che dà il colore più giallo-rosso alla pelle, che riduce la protezione contro il sole, quindi riceve più raggi e produce la vitamina D. Senza la vitamina D non possiamo sopravvivere. Quindi, mentre il mondo ha guardato la differenza fisica per separarci, dobbiamo vedere che il Signore
è una dimostrazione invece del Signore per di amore per i suoi figli, perché ci vuole proteggere per metterci nei vari angoli della terra a secondo del caldo o del freddo. Quindi quando vedete qualcuno con un diverso colore, sorridete, perché è la dimostrazione che Dio ci ama. Questa è la mappa del colore della pelle nel mondo. Come potete vedere, nei colori più scuri di pelle il clima è più caldo. Più ci allontaniamo dai climi caldi, più il colore della pelle diventa chiaro per permetterci di ricevere maggiori raggi del sole e produrre vitamina D. Questo è veramente la dimostrazione che il Signore ci ha veramente posto nel posto giusto. Quando guardiamo questa cartina, i nefiti da dove provengono? Prendete un po' nota da dove vengono i nefiti e da quale colore potevano avere. Era quel colore che noi diciamo gli indiani d'America hanno, quello piuttosto... avevano un colore scuro... nelle scritture non vediamo che i lamaniti avessero un colore diverso di pelle, anche se noi a volte descriviamo i nefiti come una pelle di tipo europeo e i lamaniti con una pelle di tipo più scuro che noi associamo con gli indiani d'America. Questo non è vero. Quindi, invece di produrre bianco e nero, questo è quello che abbiamo. I vari diversi, la scala del marrone. Non è bello? Non è veramente bello? Bene. Allora, parliamo adesso di idioma. Che cos'è un idioma? Un idioma... tutte le culture hanno un idioma. Qualsiasi cosa che noi definiamo idioma vuol dire che non è quello che io voglio dire in un'altra cultura. Quando in un altro paese utilizziamo un idioma simile, non è detto che voglia dire la stessa cosa che noi indichiamo con con l'idioma nella nostra lingua. Quindi ci sono alcuni idiomi, ad esempio in italiano, no? Che voi abbiamo, che io non comprenderei come americano. Quindi ogni volta che noi vediamo un idioma, dobbiamo pensare che non vuol dire quello che io penso, ma qualcosa di diverso in una lingua diversa, in una cultura diversa. Le scritture naturalmente sono piene di idiomi, e quindi quello che faremo oggi è andare nelle scritture e vedere le cose che dicono riguardo al colore della pelle, alle maledizioni, al sacerdozio. Ci sono un sacco di informazioni che ci possono aiutare a comprendere meglio questi idiomi, grazie anche allo studio e alla preghiera. Io vi darò naturalmente un inizio per una ricerca, ma non vi posso dare una conoscenza perfetta. Nessuno può farlo, quello di darvi una perfetta conoscenza. Quindi è molto importante che voi prendiate queste parole e le utilizziate come un po' un inizio di ricerca, di studio, di preghiera personale, per poter ottenere una risposta... una testimonianza che può arrivare soltanto dallo Spirito Santo. Se voi mi permettete di farlo, finirò la mia presentazione. Quindi, allora, parliamo di... scusatemi, perché io pensavo che ci fosse prima il sacerdozio, invece l'ho confusi. Ero così contento di avere un computer che
che non ho controllato veramente le varie presentazioni italiane, quindi adesso non sono più in grado di capire quello che c'è scritto. Allora, no, iniziamo con la maledizione. Probabilmente conoscerò molto più italiano. Allora, aspettate che lo ricerco. Allora, prima parliamo della maledizione. Che cos'è la maledizione? La maledizione è la separazione da Dio a causa del peccato. Un esempio. Ho qui le mie mani, a destra il Signore, a sinistra ci sono io, quindi lo Spirito del Signore che è vicino a me. Se io decido di peccare, la prima cosa che succede è che io mi allontano dal Signore, quindi decido di andare più vicino a Satana, perché ci sono soltanto due opere sulla terra, l'opera del Signore e l'opera di Satana. Quindi se noi facciamo quella del Signore, stiamo facendo quella del Satana. Quindi se io decido di peccare, mi allontano, pongo una distanza tra me e il Signore. Questa distanza è la maledizione. La maledizione è la separazione da Dio, i suoi passi, i suoi modi di vivere, tramite i miei peccati. Quindi, come posso ridurre questa separazione? Come posso togliere la maledizione? Da pentimento. Quindi, io mi pento, gli dico che sono pentito e mi dispiace di quel che ho fatto e posso rimettermi vicino a Lui. Quindi, la maledizione è la separazione da Dio a causa del peccato. Quindi, nel dizionario di Webster, vediamo la definizione numero 9 e 14, che dice è una censura ecclesiastico o anatema, mentre il 14 dice scomunicare. Quindi, una separazione dalla Chiesa a causa del peccato. Ci sono nelle scritture anche, in Dottrina delle Anze 29, versetto 41, pertanto io il Signore Dio feci sì che fosse cacciato dal giardino di Eden, dalla mia presenza, a causa della sua trasgressione. Vedete di nuovo la separazione dal Signore a causa del peccato, per la quale gli venne spiritualmente morto, che è la prima morte, sì, quella stessa morte, che è l'ultima morte, che è spirituale, che sarà pronunciata sui malvagi quando io dirò allontanatevi voi maledetti. Quindi se prendete le scritture e vedete la parola maledizione, in qualunque posto la trovate, vedete che vuol dire veramente sempre la separazione da Dio. Allora, adesso guardiamo l'utilizzo di Geremia della parola nero. Se guardiamo le scritture, troviamo la parola ebraica che se tra bianco e nero separiamo queste parole e cerchiamo quelle che si riferiscono agli uomini, troviamo dei modi di usarla in modo diverso. Allora, quando noi parliamo di pelle nera o cose del simile, vediamo che non esistono nelle scritture, perché sono concetti umani, non principi di Dio. Quindi, in Geremia 8:21 leggiamo per la maledizione della figlia del mio popolo mi sento veramente male e quindi sono nero. Quindi vediamo che questo nero ha più un significato di cupo, che ha qualcosa a che fare con la mente, con lo spirito.
in Geremia 14,2, Giuda in lutto e le assemblee delle sue porte languiscono, giacciono per terra in abito lugubre. Il grido di Gerusalemme sale al cielo. Questo lo possiamo trovare una nota che dice rigettato o sconsolato. Quindi vediamo a quale altre cose dice. Nella versione del Luzzi, spero di pronunciarlo bene, in entrambi i casi la parola viene detta come in lutto piuttosto che nero. Quindi vedete che quando anche le scritture italiane, come quelle tedesche, spagnole, francesi, non parlano del nero come America, diciamo, di pelle, ma di lutto. Allora, quello che viene detto nelle scritture, purtroppo, può trarci in confusione. Allora, come abbiamo visto, anche se le scritture ci dicono qualche cosa di questo tipo, non sempre è vero. Gioele 2,6 dice che davanti a loro i popoli sono in angoscia, ogni volto impallidisce, diventa scuro, in inglese dice, no? Che è tratto da una parola ebraica che significa cupo. Naum 2,10 essa è vuotata, spogliata, devastata, i cuori si struggono, le ginocchia tremano, tutti i fianchi si contorcono, tutti i volti impallidiscono. Che è una traduzione che deriva dalla parola cupo. Quindi, quando pensiamo al nero nelle scritture, allora deve essere chiaro che parli di una condizione spirituale o emotiva piuttosto che del colore della pelle o della razza. Andiamo avanti e vediamo due scritture molto importanti perché non hanno delle note. Allora, vediamo un po' se c'è bisogno delle note per capire che cosa vuol dire questo nero. Allora, molti critici della Chiesa negli Stati Uniti hanno criticato proprio questo, uno delle scritture che noi vedremo in Secondo Nefi, perché parla di nero, che è un termine che non esisteva prima. Quindi questo è una critica fatta in America, perché anche nella Bibbia effettivamente parliamo a volte di pelle nera, ma c'è qualcosa da capire e lo vedremo adesso appunto in qua, in Giobbe 30:30. La mia pelle è nera e cade a pezzi, le mie ossa sono calcinate dall'usura. Allora, Giobbe era nero? Allora, tanto, prima di tutto sappiamo che non ci sia una pelle nera, non esiste. Poi sappiamo che se Giobbe fosse stato africano, sarebbe stato marrone e non nero. Ma qua dice, le mie ossa sono calcinate dall'arsura. Allora, possiamo calcinare delle ossa? No, sta parlando non della pelle, ma del suo stato d'animo. Era cupo. Poteva essere cupo, depresso, Giobbe, certo, con tutto quello che è successo. Quindi non parlava di pelle, ma di cosa. In Lamentazioni dice, la nostra pelle brucia come un forno. Qualcuno di noi è affamato adesso? La vostra pelle è nera perché bruciate dall'arsura della fame? Quindi è una cosa figurativa, non letterale. Ora,
andiamo avanti. Tutto questo è confermato dai cambiamenti nelle note a piedi pagina delle scritture fatte nel 1981. Ci sono state delle note a piedi pagine aggiunte nell'81. Quando Bruce Samuel Conchi insegnava agli impiegati del CS, ha detto: dimenticate tutto quello che io, Hugh Cannon o Brigham Young ha detto prima, dimenticatelo, perché all'epoca noi parlavamo con una conoscenza limitata. Oggi, quindi dopo il 78, ci sono state aggiunte linea su linea, precetto su precetto, e adesso abbiamo una conoscenza molto più grande, di conoscenza e di intelligenza su questo argomento, che elimina e cancella tutte le cose del passato. E naturalmente non ha niente a che vedere con quello che nel passato le persone credevano sui neri. Allora, dopo il 78, quindi nel 81, abbiamo avuto le scritture con delle nuove note a piedi pagina per chiarire alcune cose. Noi abbiamo sempre detto che questa chiesa è una chiesa di rivelazione continua. Questo vuol dire che noi riceveremo ancora delle rivelazioni della conoscenza se cerchiamo di averla. Questa non è una chiesa che creda che i primi dirigenti avessero tutta la conoscenza, tutte le rivelazioni. Noi continuiamo e continueremo a riceverle. Allora, in secondo Nefi 5:21, guardate quanti idiomi trovate in questo passo. Allora, vediamo un po' se riesco a trovarlo anche in inglese. Allora, 2 Nefi 5:21. Allora, infatti, vediamo se me la ricordo, perché purtroppo non la posso leggere in italiana e non posso leggere in italiano e non la trovo in inglese. Comunque, se voi guardate la slide che vedete, trovate almeno 7 idiomi che quando trovate pelle in fondo proprio, vediamo che c'è una nota a piedi pagina che ci porta ad una nota, la nota a piedi pagina D, che ci riporta in 2 Nefi 36. Allora, 2 Nefi 5:21 dice: ed egli fece venire su di loro la maledizione, sì, proprio una grave maledizione, a causa della loro iniquità, poiché ecco, essi avevano indurito il loro cuore contro di lui, così che era diventato come pietra. Pertanto, siccome erano bianchi e bellissimi, gli idiomi, e ben fatti, affinché non potessero essere motivo di seduzione per il mio popolo, il Signore Dio fece venire su di loro una pelle scura. Anche questo è un idioma. Seguendo questa nota a piedi pagina, andiamo a secondo Nefi 36, per avere un'idea di che cosa si intende con pelle. E dice: allora essi gioiranno, poiché sapranno che ciò è una benedizione per la loro della mano di Dio, e le scaglie di tenebre cominceranno a cadere dai loro occhi, e fra loro non passeranno molte generazioni prima che essi diventino un popolo puro e delizioso. La parola pura fu, prima era bianco, adesso è stato cambiato in puro, perché Joseph Smith aveva fatto due diversi versioni, e questo è stato preso da una versione comunque presa e scritta da Joseph Smith, che è assolutamente più
vera da bianco. Quindi quando parliamo di scaglie, vedete sotto, scaglie vuol dire tenebre spirituali, cecità spirituali, perché i nefiti non avevano una pelle nera, i lamaniti nemmeno, hanno sempre avuto, nefiti e lamaniti, una pelle che hanno oggi gli indiani americani. In Giacobbe 3:8 leggiamo: o fratelli miei, io temo che a meno che non vi pentiate dei vostri peccati, la loro pelle sarà più bianca della vostra quando sarete condotti insieme a loro dinanzi al trono di Dio. Sappiamo che sta parlando del giudizio finale, e il Signore non giudicherà secondo il colore della pelle. Questo lo possiamo trovare in tutte le scritture. In Terzo Nefi 2:15, per esempio: e fu tolta da loro la loro maledizione, la loro pelle divenne bianca come quella dei nefiti. Se guardiamo la nota a piedi di pagina, ci rimanda a 2 Nefi 5:21, a 36 e a Giacobbe 3:8. Quindi coloro che fanno uno studio delle scritture sincero vedranno che veramente non parla di pelle, ma di parte emotiva. Alma 3:4-6 dice: gli amniciti si distinguevano dai nefiti perché si erano messi un marchio rosso sulla fronte alla maniera dei lamaniti, non di meno non si erano rasati la testa come i lamaniti. Quindi vediamo che un gruppo che ha tutti i capelli senza un marchio, abbiamo un altro gruppo che ha i capelli ma con un marchio, e un altro gruppo ancora senza capelli e con un marchio. Quindi quando si devono distinguersi in questo modo, vuol dire che il colore della pelle era uguale, altrimenti perché dovevano fare così tanto per distinguersi? Allora, troviamo Alma 55:8-9, e in questo vediamo che Alma sta cercando qualcuno fra i discendenti di Laman. Allora, se la differenza era il colore della pelle, non c'era bisogno di cercare perché si vedeva subito dalla pelle. E quando fu sera, Laman andò dalle guardie che sorvegliavano i nefiti, ed ecco, se lo videro arrivare e lo chiamarono a gran voce, ma egli rispose loro: non temete, ecco, sono lamanita. Quindi allora pensate, i nefiti hanno tra di loro un lamanita e non se ne accorgono. Quindi questo vuol dire che i nefiti e lamaniti avevano lo stesso tipo di colore. Andiamo avanti nel leggere Alma. Ah, non temete, dice questa persona, ecco, sono un lamanita. Allora, se il colore della pelle fosse stato diverso, i lamaniti l'avrebbero subito riconosciuti. Ecco, siamo fuggiti dai nefiti ed essi dormono, e noi abbiamo preso del vino. Ora, quando i lamaniti udirono queste parole, lo accolsero con gioia. Quindi, nel continuare a leggere, vediamo che non c'è una differenza di colore di pelle, ma semplicemente di modo di comportarsi, abbigliarsi, eccetera. Voglio cercare di dare una nuova versione a 2 Nefi 26:33, e invita tutti loro a venire a lui a prendere parte dalla sua bontà, e non rifiuta nessuno che venga a lui, bianco o nero, schiavo libero, maschio o femmina, ed egli si ricorda dei pagani e tutti sono uguali dinanzi a Dio. Quindi adesso voi sapete che bianco e nero non ha a che vedere con la fede, con la razza o con la pelle, ma soltanto con lo stato emotivo, colui che si sente più fedele e puro, oppure colui che si sente abbattuto e meno fedele. Vediamo alcune altre scritture che confermano questa visione delle scritture.
Alma 11:14 dice: questa restaurazione verrà per tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi che femmine, sia malvagi che giusti, non bianchi e neri. E non mettevano, Alma 1:30, e non mettevano il loro cuore nelle ricchezze, ed erano dunque liberali verso tutti, sia vecchi che giovani, sia schiavi che liberi, sia maschi che femmine, sia fuori dalla chiesa, neri, che dentro la chiesa, bianchi, senza fare distinzione di persone tra coloro che si trovavano nel bisogno. Bene, di nuovo, questo viene confermato dai cambiamenti delle scritture della versione di ottobre 2010 sul web. Mormon 5 dice: cambiamento da lamaniti saranno un popolo oscuro, sporco e disgustoso, a causa della loro incredulità gli lamaniti saranno dispersi. Le parole nero e nera sono entrambe collegate a nuove note a piedi pagina, che tutte che riportano a 2 Nefi 26:33. Quindi nelle scritture, e voi troverete tutto questo naturalmente, perché devo chiudere, nel sito. Adesso parliamo un po' di sacerdozio. Qui abbiamo un elenco degli discendenti africani che hanno aiutato gli afroamericani quando furono ordinati al detentore del sacerdozio nel 1800 e nel 1900. Tutti questi sono uomini che avevano il sacerdozio. Quindi vedete 1832, 33, 36 e così via. Quindi non c'era una discriminazione per il sacerdozio. Quindi questo, quando la Chiesa è stata, indica che quando la Chiesa è stata restaurata non c'era nessuna distinzione. Nel 33 i membri della Chiesa furono comandati ai membri della Chiesa di non avere schiavi. Quando i membri arrivarono nello Utah, c'erano degli schiavi. Quindi purtroppo, a causa di questa ineguaglianza, a Joseph Smith ha dato almeno a Joseph Smith una quindicina di volte il comandamento di dare il sacerdozio a tutti, solo che è difficile trovarli, ma ci sono. Proviamo a vederne almeno due o tre. Dottrina e Alleanze 4, versetto 5. E la fede, la speranza, la carità e l'amore, con occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio, lo qualificano per l'opera. Quindi cos'è che qualifica l'opera? Fede, speranza, carità, eccetera. Quindi niente che abbia a che fare con il colore della pelle. Se seguiamo la nuova nota a piedi pagina, dice si qualifica per il sacerdozio. Ancora due ne vediamo velocemente. Questa è la nona volta che gli viene detto e viene scritto nelle scritture che tutti, ed ora ti do questa chiamata e questo comandamento riguarda tutti gli uomini, che tutti coloro che verranno, allora soltanto una volta c'è questo abbinamento comandamento e chiamata, che tutti coloro che verranno dinanzi ai miei servitori Sidney Ridenon e Joseph Smith Jr., accettando questa chiamata e questo comandamento, siano ordinati e chiamati a predicare il Vangelo fra tutte le nazioni. Chiaro, no? Tutti gli uomini. Vediamone ancora una. Dottrina Alleanze 63:57. Ed è ancora in verità io vi dico: coloro che desiderano in cuor loro, in mitezza, di avvertire i peccatori al pentimento, siano ordinati a questo potere. Quindi, di nuovo, 12 volte è stato dato questo momento, 12 volte è stato detto a tutti gli uomini, e quindi Joseph Smith aveva dato il sacerdozio a tutti gli uomini.
questa era una cosa che è andata avanti per circa 22 anni prima che ci fosse una restrizione di non dare il quorum, il sacerdozio ai, alla gente di colore nord. Nel 2013 è stato fatto un chiarimento sul fatto che in seguito, quindi dopo Joseph Smith, furono dati delle restrizioni a dare il sacerdozio. Io so perfettamente che il Vangelo è vero, grazie allo studio che faccio nelle scritture. Ogni domanda che avete può essere risposta dalle scritture. E questo naturalmente deve essere fatto con la conferma dello Spirito Santo, che io ad esempio ho ricevuto e mi ha dato la sicurezza che il Vangelo è stato restaurito. Nessuno può dire o fare qualche cosa per togliermi questa conoscenza della verità. E io vi lascio questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Now we have time. Adesso abbiamo tempo per le domande. Non credo che ci siano domande, però, Ah, ecco, purtroppo l'ultima cosa che ho detto, sto giusto venendo a sapere che quest'ultima dichiarazione di cui vi ho parlato ancora non esiste nelle scritture italiane, ma è online, in inglese, probabilmente verrà fatto in seguito.